Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in compagnia della professoressa Chiara Foglietta, docente di ingegneria informatica, per parlare del suo insegnamento, in particolare di reti e sistemi per l'automazione. Può introdurci qualcosa riguardo l'insegnamento in questione? Allora, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Il corso di reti e sistemi per l'automazione parla ovviamente di tutto ciò che è inerente a dispositivi e protocolli per quanto riguarda l'automazione industriale. Quando si parla di automazione industriale, ovviamente il primo riferimento è quello di una fabbrica e quindi dentro una fabbrica abbiamo macchine. Ovviamente. Queste macchine sono progettate per eseguire dei controlli e questi controlli ovviamente hanno bisogno di conoscere lo stato attuale del sistema e tramite quello che vengono genericamente chiamati dei sensori e ha bisogno ovviamente di poter manipolare questo sistema, quindi il sistema reale. Pensiamo per esempio ad una fabbrica, non lo so, di imbottigliamento e questa fabbrica avrà sicuramente diverse macchine che tramite sensori e tramite attuatori, quindi tramite motori e tutto ciò che ci consente di manipolare il sistema, è in grado di eseguire dei controlli. Ovviamente queste macchine hanno bisogno anche di dispositivi particolari che consentono di eseguire questi controlli, quindi ovviamente hanno bisogno di dispositivi intelligenti di qualche tipo. Ovviamente le diverse macchine devono poi essere collegate tra di loro per poter essere sincronizzate, per poter essere eseguite in dei controlli in maniera più intelligente, mettendo a fattor comune le conoscenze delle diverse macchine. Quindi ovviamente potremmo avere la macchina che ci consente di mettere l'etichetta alla bottiglia, ma dovremo per esempio avere anche la macchina che ci consente di inserire un liquido dentro la bottiglia, la macchina che ci consente di tappare questa bottiglia. Quindi ovviamente tutte queste macchine devono essere messe insieme, quindi ci deve essere un po' di consapevolezza tra le diverse macchine. Ovviamente dobbiamo anche gestire l'intera fabbrica, quindi i magazzini di materie prime che entrano, i magazzini di uscita, quindi di stoccaggio delle bottiglie. Per fare questo ci sono diversi tipi di dispositivi che prendono ovviamente il nome in inglese, quindi ovviamente abbiamo sistemi, i cosiddetti PLC, quindi i Programmable Logic Controller. Questi PLC in realtà sono dei dispositivi che vengono utilizzati nelle fabbriche e hanno capacità di poter collegare tra di loro tantissimi sensori e tanti attuatori tra di loro. Quindi ovviamente questo fa sì che questi PLC consentano di eseguire dei controlli molto veloci a livello della singola macchina o eventualmente di quello che si chiama una cella, quindi di un insieme di macchine che svolgono un determinato compito. Ai livelli più alti poi abbiamo di questa fabbrica, quindi diversi PLC possono essere controllati usando altri tipi di dispositivi. Possono essere i sistemi SCADA, un acronimo che viene dall'inglese, che sta per Supervisory Control and Data Acquisition, quindi sistemi tipo dei grandi server che eseguono tre compiti, quindi l'acquisizione dei dati, la supervisione e il controllo. Al posto, diciamo, insieme ai sistemi SCADA e ai PLC, in realtà c'è un terzo acronimo che si chiama DCS, quindi Distributed Control System. Questi tre fanno la parte dei cosiddetti industrial control system, quindi i sistemi di controllo industriali, che in realtà non vengono usati soltanto nelle fabbriche, ma in realtà questi dispositivi, soprattutto i sistemi SCADA, vengono poi utilizzati anche nelle cosiddette infrastrutture. Quindi se noi pensiamo a una rete elettrica, una rete idrica, non so, un gasdotto, tutti questi sistemi in realtà hanno problematiche molto simili a quelle delle fabbriche, ma ovviamente hanno un aspetto principale, una caratteristica fondamentale che è quella della dispersione geografica. Questo fa sì che hanno bisogno di fatto di strutture similari a quelle dell'automazione in generale, ma hanno delle caratteristiche anche specifiche dovute ovviamente alla dispersione geografica. Questi sistemi sono particolari per come vengono programmati, per le loro caratteristiche intrinseche, quindi il fatto di essere sì dei sistemi di
tecnologia informatica in qualche modo, ma hanno caratteristiche che sono in realtà completamente diverse poi da quelle che poi noi possiamo immaginare. Quindi lavorano in ambienti rumorosi, con alte interferenze elettromagnetiche, con temperature che non sono quelle classiche dei nostri computer, hanno ovviamente caratteristiche completamente diverse, quindi lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e oltre alle difficoltà nella loro programmazione, hanno come caratteristica particolare quella di in realtà di utilizzare dei protocolli di comunicazione specifici. Quindi protocolli che non sono quelli classici del mondo IT, dell'information technology, quindi basati sul classico TCP/IP, ma hanno delle caratteristiche fondamentalmente diverse, che li rendono una sorta di unicum all'interno del mondo della tecnologia, che hanno ovviamente vantaggi e svantaggi. Quindi ovviamente non è tutto rose e fiori, anche il mondo dell'automazione industriale ha ovviamente delle caratteristiche dovute, diciamo, alla loro storia, quindi nascono come qualcosa di completamente diverso, ma ovviamente la loro evoluzione tecnologica ha fatto sì che questi sistemi fossero non più così isolati come si è sempre pensato fossero, e ovviamente avesse una serie di difficoltà e di caratteristiche che li hanno portati comunque ad essere dei sistemi che vengono studiati tutt'oggi, continuano a subire delle evoluzioni dovute ovviamente ai cambiamenti tecnologici che avvengono intorno a noi, ma anche ad avere delle peculiarità che li rendono, vi ripeto, un unico all'interno del mondo della tecnologia informatica. Bene, la ringrazio per questa esauriente risposta. E ora le chiederei di raccontarci invece qualcosa sulle sue attività di ricerca. Allora, ovviamente la mia attività di ricerca è molto collegata a tutto quello che riguarda appunto i sistemi di controllo industriale e le loro evoluzioni attuali. Questi sistemi si è sempre pensato che fossero isolati, quindi sicuri. Ovviamente questa uguaglianza non esiste più. È stato dimostrato negli anni che degli attacchi cyber sono possibili anche su questi sistemi, a partire da sicuramente il più famoso, il più, diciamo, vecchio e più famoso, è Stuxnet, un worm che ha attaccato delle centrali nucleari, quindi in realtà ha attaccato un PLC specifico di una famiglia specifica, e ha causato un effetto sui sistemi che venivano controllati da questi dispositivi. Quindi ovviamente, a differenza, diciamo, del mondo IT, nel momento in cui c'è un attacco cyber su questi sistemi, questi attacchi cyber hanno un effetto anche nella nostra vita attuale. Considerate che uno degli ultimi è nel 2005, è stata attaccata una rete elettrica. E in questo caso ovviamente l'effetto ha avuto un impatto importante anche sulla vita e sul benessere di migliaia di cittadini, di milioni di cittadini. Questo ha portato ovviamente a studiare sempre maggiormente l'effetto di questi attacchi cyber su questi tipi di dispositivi, seguendo diversi approcci. Ovviamente il più semplice è quello di studiare dal punto di vista, traslare la tecnologia dal mondo IT al mondo industriale, quindi utilizzare firewall e tutto quello che si è studiato per le reti IT e trasportarlo in questi sistemi. È un approccio che, diciamo, è quello che è maggiormente usato in questo momento, ed è quello che in qualche modo non considera le peculiarità proprie di questi sistemi, che hanno bisogno di funzionare con tempistiche, con ritardi molto molto piccoli. Quindi in realtà io mi sto concentrando, la mia attività di ricerca, su appunto l'idea di poter studiare protocolli di sicurezza per questi sistemi, che considerano anche il modello del sistema stesso, quindi considerare la protezione del sistema stesso, perché ovviamente su questi sistemi possono accadere i classici attacchi cyber che si hanno anche su qualsiasi altro sistema, su un router per esempio, ma le conseguenze sono in realtà sull'impianto, quindi sul sistema. Se un attaccante fosse anche consapevole di qual è il sistema che si sta controllando, ovviamente le conseguenze potrebbero essere molto maggiori. L'attacco sulla rete elettrica è stato condotto essendo consapevoli che c'era una rete elettrica, quindi sfruttando anche la conoscenza di come funzionava quel processo. E questo ovviamente amplifica gli effetti degli attacchi cyber. L'altro aspetto importante di ricerca è in realtà tutto quello che è collegato al cosiddetto Internet of Things.
questo mondo, il mondo industriale, sta seguendo sta avendo una profonda rivoluzione. Questa rivoluzione è fortemente collegata anche all'idea di poter collegare tutti questi dispositivi tramite una wifi e quindi collegarli a un cloud e portare tutto questo verso il cosiddetto industrial Internet of Things, quindi l'idea di poter muovere questo concetto di tutti gli oggetti collegati tra di loro anche nel mondo industriale. Ovviamente questo porta sicuramente dei vantaggi, porta il fatto che ci sarà sicuramente una migliore conoscenza del sistema, una miglior consapevolezza di come sta funzionando il sistema. Dall'altro, ovviamente, aumenta la cosiddetta attack surface, quindi l'idea dello spazio possibile degli attacchi è aumentato perché aumentano i dispositivi che sono collegati. E lascia aperto comunque tutta una serie di problematiche e di incertezze su come sarà effettivamente il futuro della cosiddetta smart factory, ossia della fabbrica intelligente in cui tutti questi dispositivi sono collegati tra di loro. L'altro aspetto importante è che, come vi dicevo prima, in realtà i sistemi SCADA sono collegati, sono i controllori delle cosiddette infrastrutture. Il termine americano è infrastrutture critiche, il nome europeo diventa servizi essenziali, stanno a significare gli stessi elementi, quindi appunto grandi infrastrutture come le reti elettriche, come le reti idriche, che non sono né più isolate tra di loro, ma sono collegate dalle cosiddette interdipendenze, quindi l'idea di poter studiare come un'infrastruttura ha un'influenza sull'altra. L'esempio classico è che se c'è un blackout sulla elettrica, ovviamente abbiamo conseguenze anche su altre infrastrutture, su altri sistemi. Per esempio la pompa che serve a riempire un serbatoio, ovviamente quella pompa ha bisogno dell'energia elettrica, se non c'è l'energia non posso neanche riempire il serbatoio. Se non ho la corrente elettrica, ovviamente c'è un disguido sulle altre infrastrutture, per esempio le reti di telecomunicazione stesse, che hanno bisogno, ovviamente, i router hanno bisogno di corrente. Quindi lo studio di queste interdipendenze, dei cosiddetti effetti a cascata, è un'altra di quei campi di ricerca che in realtà sono molto, molto importanti in questi ultimi anni. Bene, ancora grazie. Ora le posso chiedere di dare un suggerimento agli studenti che intendono intraprendere gli studi di ingegneria? Allora, a tutti gli studenti che hanno intenzione di intraprendere questo percorso di studi, vorrei dire di essere cercare di essere consapevoli di quello che si sta intraprendendo. Il percorso ingegneria è un percorso ricco di soddisfazioni, sia durante il percorso stesso che ovviamente dopo la laurea, perché ovviamente gli studenti che hanno un titolo di laurea in ingegneria no, trovano abbastanza facilmente un posto di lavoro soddisfacente dopo la laurea, ma è vero anche che può essere ricco di problemi, ricco di inciampi durante il percorso. Quindi li vorrei suggerire di non abbattersi, di non disperare, ma di continuare a perseverare, di essere un po' testoni. Io sono una di loro, quindi in realtà io sono abbastanza testarda in quello che voglio fare, in quello che ho ottenuto. Quindi l'invito a non buttarsi giù, a non arrendersi. Ci potrebbero essere degli inciampi, dei problemi durante il percorso. È importante comunque sapersi rialzare, saper imparare dai propri errori e imparare sempre cose nuove, perché ovviamente il mondo dell'ingegneria è un campo in continua evoluzione. Quello che impariamo oggi potrebbe non essere quello che è necessario per noi tra qualche giorno, ma sarà sicuramente importante per poter imparare cose nuove. Quindi ovviamente vi invito a essere di nuovo consapevoli e di non abbattersi se dovessero esserci dei problemi durante il percorso. La ringrazio e la ringrazio tantissimo per la disponibilità. Inoltre vorrei ricordare che in descrizione è possibile trovare il link e altre indicazioni. Grazie. Grazie mille, Chiara.